Hello bevitori, hello bevitrici e benvenuti finalmente in questa nuova recensione. Ebbene, oggi andrò a recensire la birra Moretti filtrata a freddo, una birra che molti di voi mi hanno richiesto di andare a recensire e finalmente eccomi qui oggi per andare ad eseguire la recensione di questa birra. Ah, fermi tutti, già avevo fatto un video con la birra Moretti filtrata a freddo, però andandola a presentare. Ma udite, udite, finalmente l'ho trovata in, diciamo così, dal Bangla qui di Roma. Sono riuscito a individuarla e a comprarla. 2,50 euro mi è costata, però devo dire che spero di averli spesi bene, va bene? Allora, la bottiglia è bianca, ragazzi, è trasparente, non ho mai visto una birra che ha una bottiglia trasparente e non scura, non marrone o non verde scuro. L'etichetta è bianca, il classico logo della Moretti, birra Moretti filtrata a freddo, fine e fragrante, parola di Luigi Moretti. Meno 1 gradi filtrata per un gusto puro e intensamente rinfrescante. L'odore va assolutamente percepito, va assolutamente sentito. Io al mio 3 andrò a sentire l'odore di questa birra Moretti filtrata a freddo. 1, 2, 3, via. Devo dire forte, un odore corposo, un odore abbastanza incisivo, azzardo a dire, va bene? Siccome fa caldo, siamo in estate, mi conviene berla, altrimenti mi si va a riscaldare, anche perché è filtrata a freddo, giusto? Bene. Partirò al mio 3, 1, 2, 3, via. Allora, chi segue il mio canale di YouTube, che è conoscitore italiano, sa bene che io odio la Moretti, cioè a me la Moretti come birra non piace. Bene, la Moretti ha un sapore troppo amaro, ecco perché a me non piace, va bene? Questa Moretti filtrata a freddo invece ha un sapore poco forte, poco incisivo. Non è così amara come la Moretti vera e propria, di conseguenza il sapore viene meno. Contrariamente all'odore, che è un odore marcato, un odore deciso, un odore corposo, bene, il sapore non è così corposo, non è così deciso, non è così marcato, di fatto, de facto. Bene. Oh, anzi, è un odore, diciamo così, poco elevato, poco incisivo, va bene? Ma nonostante tutto è comunque una birra bevibile, ok? Ora io non voglio essere presuntuoso, però potrebbe effettivamente migliorare il sapore e l'aroma. Ora uno se la tiene così e santi benedetti, non è che si può fare chissà che cosa, va bene? Però in maniera abbastanza diretta vi posso garantire che rispetto ad una Moretti normale, tipica, la Moretti filtrata a freddo ha un sapore, di conseguenza un aroma meno forte, meno profonda, va bene? Comunque ci sta, comunque il sapore esiste, ma non è profondo, non è incisivo. Rispetto, ripeto, ad una Moretti classica è meno amaro il sapore, è meno amara l'aroma, va bene? Andando a leggere l'etichetta si legge la filtrazione ad una temperatura sotto lo zero esatta in birra Moretti filtrata a freddo, il gusto puro e intensamente rinfrescante. Poi c'è la data di scadenza, questa birra fa 4 gradi e 3. Andiamo a sentire ancora il sapore per dare altre eventuali opinioni a caldo, meglio a freddo. 1, 2, 3, via. Non è un sapore troppo marcato, ripeto, non è un sapore deciso, è un sapore abbastanza, chiamiamolo, staccato, un sapore abbastanza distaccato, azzardo a dire, va bene? Comunque, è comunque, ripeto, una birra bevibile, ovviamente non è la mia preferita, di conseguenza da me è bocciata.
tutta questa grande, chiamiamola attesa, no? Tutti hanno detto, dai, provala, provatela, prova, testala, probabilmente ti piacerà, probabilmente ti lascerà grandi emozioni. Bene, non è un granché. Voto 4, 5, va bene? Anzi, dovendo essere generosi, diamogli un 5,5, non di più. 5,5 è il voto che si merita, de facto, questa birra. Voto quindi complessivo 5,5. 5,5, 5,5, punto. Va bene? Ok, questa è la mia opinione, sia ben chiaro, ognuno può pensare ciò che vuole. Ecco, la cosa che mi fa un po' malincuore, mi trasmette un po' di malincuore, è vedere una bottiglia trasparente. Io sono abituato a vedere bottiglie scure, marroni, scure, ripeto. Invece questa si tratta di una bottiglia trasparente, va bene? L'etichetta è bianca, ovviamente. Ecco, già il fatto che ha un colore, la bottiglia trasparente, a me non piace, sono sincero. Proprio perché il sole va ad intaccare le proprietà organolettiche della birra. Quindi ecco perché si trova la birra in contenitori scuri, per esempio marrone scuro oppure verde scurissimo, proprio perché il sole va ad intaccare le relative proprietà organolettiche della birra in questione. Quindi se è una birra scura, o meglio un contenitore scuro, probabilmente anche il sapore verrà ad essere salvaguardato. Bene, da Leandro, conoscitore italiano di Roma, è tutto. Iscrivetevi, commentate, ciao e al prossimo video. Fatemi una foto. E soprattutto iscrivetevi andando poi a attivare la campanella del mio canale di YouTube. Ciao!